Quali sono i prezzi degli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e ci occupiamo prevalentemente di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Rispondere a questa domanda non è semplice perché gli infissi in alluminio ne esistono di diverse tipologie di qualità. Ci sono prima di tutto gli infissi normali senza taglio termico, che ti sconsiglio vivamente per problemi di isolamento, di condensa, come quelli appunto degli infissi di una volta, ma sono ancora in commercio. E poi ci sono quelli a taglio termico. Taglio termico è uno spessore di isolamento che viene messo tra l'infisso e più è grande più è meglio. Anche se lo si può dire, però rende l'idea. Quindi hanno prezzi differenti, un taglio termico scarso e un taglio termico buono, come anche la qualità dell'alluminio, la qualità degli accessori, il tipo di vetro, se è un vetro doppio o un vetro triplo avranno costi diversi questo tipo di infissi. Dipenderà dalla zona climatica dove va a installarli e dalle prestazioni che vorrai raggiungere. Le tipologie di apertura sono un altro fattore importante per i prezzi. Uno scorrevole costerà più di un battente, anche a parità di qualità di infisso. Comunque ti volevo dare un'indicazione per rispondere alla domanda che ti ho fatto a questo video. Un buon infisso in alluminio fatto come si deve, solo la fornitura dell'infisso, non può costare meno di 500 euro al metro quadrato. Quindi diciamo un infisso un metro per un metro sarà un metro quadrato, un metro per due sono 2 metri quadrati, quindi costerà 1000 euro più la posa in opera, che quella è una cosa molto importante. E dentro la posa in opera poi ci dovrebbe parlare anche di assistenza, di garanzie e tutto quello che ci va dietro. Questo è un prezzo che potrebbe essere definito medio. Perché? Perché lo stesso prezzo potrebbe essere quello dell'infisso in legno, mentre un infisso in PVC potrebbe costare un 20-30% in meno e un infisso in legno alluminio potrebbe costare un 20-30% in più. Senza parlare di infissi cosiddetti esotici in acciaio, in ottone e materiali un po' più particolari. Se vuoi saperne di più, vai sul sito www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!